Questo è l'inno cinese che segnò l'ascesa di Mao. E questo è quello sovietico, l'internazionale, scelto invece da Lenin. Sono loro i fondatori delle due grandi cattedrali del comunismo mondiale. Lenin, a cui è dedicato il libro dell'ungherese Thomas Kraus, morì 100 anni fa, guidò la rivoluzione bolscevica e scatenò il terrore rosso. Anche Mao, che fondò la Cina comunista, sterminò milioni di persone. I suoi rapporti con Mosca, come evidenzia il sinologo Guido Samarani nel libro a lui dedicato, non furono semplici, ancora più difficili quelli con l'Occidente e la Santa Sede. Un quadro di Luigi Carnevali raffigurante un giovane Mao finì inspiegabilmente nella sala stampa vaticana, con forte imbarazzo di Paolo VI. Silvio Parrello, lei ha una copia di questo quadro famoso e conosce bene questa vicenda. Come finì questo dipinto in Vaticano? È probabile che sia stato un religioso un po' di sinistra per fare un dispetto a Paolo VI. 10 anni fa moriva Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982, autore di tanti capolavori come Cent'anni di solitudine e L'amore ai tempi del colera. Ora, a sorpresa, gli eredi pubblicano un nuovo romanzo inedito che lui stesso aveva ordinato di distruggere per i suoi gravi problemi di memoria. Ci vediamo in agosto. È la storia di una donna sposata, due figli, che ogni 16 agosto lascia la sua famiglia e va nel cimitero dell'isola caraibica dove è sepolta sua madre. Per quel giorno, una volta all'anno, si sente un'altra persona, ancora desiderabile e piena di desideri. García Márquez, con la sua prosa musicale, ci introduce nel mistero della sua sensualità. L'intreccio tra politica e magistratura in Italia. Nel suo ultimo libro, La Repubblica sotto processo, Goffredo Buccini ripercorre 30 anni di storia giudiziaria, un racconto che comincia nel 1994 all'indomani di Mani Pulite e della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Lo spazio vuoto lasciato dalla politica è stato occupato dalla magistratura, però la magistratura ha poi introiettato i difetti che si proponeva di curare nella politica, e questo lo dimostra per esempio lo scandalo del CSM di Palamara. Dal caso Andreotti alla figura di Antonio Di Pietro fino all'inchiesta Mafia Capitale, Buccini analizza fonti e anni di storia con la sua penna di esperto cronista, cercando possibili prospettive nel difficile rapporto tra giudici e politici. I parlamentari non hanno più l'immunità e da allora stanno sotto lo schiaffo delle procure. C'è un solo modo per cui la politica possa ripristinare l'immunità parlamentare: rispettare l'articolo 54, che è quello che prescrive disciplina e onore a chi ricopre funzioni pubbliche. Narrativa italiana, in vetta L'orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio. Narrativa straniera, in testa Un animale selvaggio di Joël Dicker. Saggistica, al primo posto Life, la mia storia nella storia, di Papa Francesco. A domenica prossima con TG1 Libri.